2007 addirittura. E prima della Raggi comunque. Sì, e io dissi che a me come un giorno ci chiameranno a suonare lì. Io faccio. Che a me una band ancora non esiste, come fai a sapere una cosa del genere? E tu come rispondesti? Ho fatto questa cosa così. E poi che è successo? Che qualche settimana fa siamo stati telefonati dai ragazzi del Polo Museale ADAC che ci hanno detto ragazzi, dovreste suonare qua al Polo Museale ADAC. Chiaramente dentro di me era la gioia, il giubilo, incredibile, perché per noi il Polo Museale ADAC è il locale più bello, ma che dico, d'Europa, d'Italia, di tutto il nostro bellissimo paese. E allora noi all'inizio abbiamo detto sì, noi ci siamo quel giorno, formiamoci con i prezzi eccetera. Abbiamo contenuto la gioia, però dentro di noi esplodevamo dalla felicità. E quando ci siamo visti abbiamo detto, ragazzi, ci pensate, suoneremo al Polo Museale ADAC, dobbiamo per forza festeggiare, dobbiamo omaggiarli con una canzone. Abbiamo scritto una canzone sul Polo Museale ADAC. So che può sembrare una piaggeria, una captazione benevolenza, ma non è così, è una cosa che noi facciamo a prescindere, tant'è che la vogliamo suonare anche domani, che suoniamo all'Aquila e eccetera. Quindi la suoneremo in tutti i locali dove andremo questa canzone che si chiama Polo Museale ADAC. E quello non è un passaggio che abbiamo saltato. Polo Museale ADAC è la prima volta che la facciamo, quindi siamo le madri che siamo Polo Museale. Fan diesis maggiore, anzi minore, l'intro, ma poi il pezzo, attenzione, è in la maggiore. Maestro. Facciamo il giro per l'unico locale che non ci fa schifo, ma che bello che è suonare qui al Polo Museale ADAC. Non voglio far concerti nell'Olimpico a San Siro, non fare due mondiali, stare mesi in giro, mi diverto solo se sono qui al Polo Museale ADAC. Quanto sono brutte le persone che ci ascoltano quando suoniamo altrove, ma non senti che sapore sti panini e fanno lì, è tutto fuori buono se lo paghi e te lo mangi qui. E non siamo dei locali se facciamo lo schifo, per l'unico locale che non c'è motivo. Che bello che è suonare con il Polo Navigatore, il suo cibo ti previene il malumore, ma non noti l'efficienza del servizio, fare un bel servizio non poter più ritornare qui. Di tutti gli altri posti niente più mi frega, niente più giapponese, ci vediamo tutti quanti qui. Vada, è situato Viale Sebastiano, no? Del binario di Zoffi. Sebastiano, possibile? No. Bossi è sicuro. Beh, com'è la via? Bartolomeo, Bossi 73. Non è Bossi. Ma Bossi è sicuro. Bossi, sì. Perché c'è Polini. O 7. 7. 7. Ma forse 7 lettere sono le lettere che compongono il numero, quindi dico. Ma raga, nessuno sa dove siamo. Ah, no, non è un indizio. Via Umberto, com'è? Via Sebastiano Bossi. Bartolomeo, Bossi 7. Facciamo il finale. Qua. Via Bartolomeo, Bossi 7. Piove!
Povia, no, Povia. E non so. Povia, Povia. Ci fermiamo. Non lo so, noi seguiamo il flusso degli eventi. Datemi un panno, quello, il cielo panno che c'era prima. Marco Zucchi.